aprì del tutto la porta e lo fece entrare di nuovo. Non voglio finire, non posso. Abbiamo un problema. Santa Maria si rifiuta di leggere quest'ultima pagina. Cioè, siamo a pagina 857, il terzo. Vai, Santa Maria! Non posso dire quell'ultima parola e quel punto, no, non voglio. Aprì del tutto la porta e lo fece entrare di nuovo nella sua. No, non ce la faccio. Aprì del tutto la porta e lo fece entrare di nuovo nella sua vita. Questa è buona. Aprì del tutto la porta e lo fece entrare di nuovo No, non nella sua dire! vita. Mettiamolo pure su YouTube. Hai letto più di 2000 pagine di Larson, per cui sei forse uno dei più profondi e intimi conoscitori della prosa di Stieg Esageriamo. Larson. Leggere, a che punto stai? Cioè, è cambiato qualche cosa nel tuo modo di leggere ad alta voce alla 1500esima pagina, alla 2000esima pagina di Stieg Larsson? Cioè, che cosa scatta qualcosa di diverso? Che cosa succede in te adesso? Guarda, secondo me è molto educativo leggere. A parte che parlavo con un mio amico attore l'altro giorno riguardo a questo, lui mi diceva, ma è un ottimo allenamento, diceva lui. E in effetti è vero. Perché comunque no, ci sono dei piccoli cambiamenti che dai con la voce. Però sento che vado più spedito degli altri due. Cioè, mentre negli altri due avevo una media di 80 pagine al giorno, adesso ho una media di 100. Sono arrivato anche al record di 112 pagine in un giorno solo. Sono più cosciente di quando mi devo un attimo riposare. Nel senso, devo proprio riposare la mandibola. Infatti, prima mi sono seduto sul divano e ho assunto questa posa. Perché dovevo proprio lasciare andare i muscoli. Come quando cammini per tutto il giorno e poi torni a casa e ti togli le scarpe e metti i piedi su una sedia e te li massaggi, no? Cerchi di rilassarli. È la stessa cosa. E dopo un po' non riesco a pronunciare neanche una parola semplicissima. Figuriamoci i nomi svedesi delle vie. Michael Blomqvist. Michael Blomqvist, diciamo, guarda, io ho fatto un paragone, in questi giorni mi è venuto in mente, non so perché, leggendo questo terzo, un paragone con Guerre Stellari, non so perché, dove ci sono, come dire, il lato oscuro della forza e il lato buono della forza, no? I Jedi e i Sith. Michael Blomqvist si potrebbe definire, non lo so, Obi-Wan Kenobi, è uno di questi, ed è una specie di cavaliere del bene. Che ricerca sempre profondamente la verità, sia nei rapporti umani, sociali, sia nel proprio lavoro. Cioè, è uno che non scenderebbe mai a compromessi. Tocca dei sentimenti, come dire, nobili dentro di noi. E quindi è un personaggio che mi piace molto. E poi insomma, che abbia una fissazione per il sesso, questo, vabbè. Che forse un Jedi non avrebbe, ma insomma. Dragan Armansky. È uno di quelli, diciamo, che ha capito un po' e che ha compreso il carattere di Lisbeth Salander, quindi è uno dei personaggi che mi piacciono, anche se poi non. Appunto, mi sorprende la domanda perché è uno di quei personaggi che ci sono all'interno del romanzo, ma che dentro di me hanno un peso minore rispetto agli altri. Però, visto che, insomma, secondo me in cima a tutta questa piramide di personaggi c'è Lisbeth Salander, lui è un altro di quelli che comunque, appunto, come ho appena detto, tende a proteggerla, no? A comprenderla e a non forzare il suo modo di essere. Niederman. Niederman, quando l'ho letto la prima volta, ho capito che aveva questa insensibilità al dolore fisico, ma questa grossa paura per i fantasmi e me lo sono immaginato come uno con la faccia quadrata grossa, ma comunque in un'espressione da bambino, no? Un po' scemo in qualche modo. C'è una specie di sembra una specie di robot telecomandato, una specie di, come si chiama, Ivan Drago, sai, il personaggio di Rocky, no? Del pugile. Mi sembra un po' anche se lo vedo un po' più tozzo, più quadrato, mi sembra comunque una specie di mattone gigante, ecco, una specie di mente molto semplice, insomma. Anche lui comunque lo vedo una specie di vittima, un
bambinone vittima con una forza smisurata. Una specie di uomo di pietra di Fantastici 4. Poi, a proposito di personaggi, c'è una new entry in questo romanzo che io vorrei citare così, soltanto di nome, Monica Figuerola. Vuoi dirci cosa pensi di lei? Come ti sembra? Non posso esprimere i sentimenti che provo nel leggere la descrizione che Larson ne fa di primo acchito quando lei entra in scena. Quindi lasciamo perdere. Come doveva essere secondo te Larson? Che quali dovevano essere le sue idee politiche? Secondo me è molto vicino, credo, a Michael Blomqvist, no? Penso che sia, almeno immagino che sia parecchio autobiografico in quel senso. È un giornalista, lui era un giornalista, Stieg Larsson, quindi Michael Blomqvist è un giornalista, penso che abbia un po', cioè in quel personaggio lì, credo che lui riversi un po' quello che è il suo pensiero, quello che è il suo modo di vedere, di vivere, no? Ed è molto interessante quello che c'è nel romanzo, no? Di come si parla dei servizi segreti, che in qualche modo sono servizi segreti poi deviati, no? Perché comunque si sono, come dire, staccati da ciò che era il loro scopo originale per il quale era stata creata quella sezione lì della SEPO nel particolare, e hanno iniziato ad agire illegalmente. E mi viene anche un po' da sorridere quando leggo che, insomma, c'è il difensore della Costituzione e della democrazia, perché paragonato al nostro paese mi devo fermare ogni 5 righe perché mi è da ridere, perché come dire, a un certo punto Michael Blomqvist ha questa conversazione col primo ministro e il primo ministro è molto toccato e scioccato da questo intrigo, no? Di questa ala segreta, dei servizi segreti, che si è staccata, come dire, questo distaccamento speciale che ha violato la legge. Quindi questo primo ministro era molto sconvolto perché, insomma, aveva molto a cuore la difesa della Costituzione e della democrazia. E per un attimo, insomma, mi è venuto in mente naturalmente il nostro primo ministro, quindi vabbè, non dico altro. Il rapporto con la tecnologia, ovviamente con l'informatica, è fortissimo, è uno dei temi protagonisti di questa trilogia, no? Lisbeth Salander ovviamente rappresenta questa cosa. Tu come la pensi rispetto a questa cosa, per esempio, della Hacker Republic? Cioè, ti sei divertito? Hai scoperto delle cose nuove? Cioè, hai imparato delle cose nuove leggendo leggendo Larson? Questa cosa della Hacker Republic mi stimola parecchio e mi diverte tantissimo. Quella forse è tra le cose che ci sono nel romanzo, la cosa che più mi affascina, forse perché vorrei essere anch'io un hacker e vorrei conoscere così a fondo i computer come li conosce Lisbeth. Sì, devo dire, quella mi ha interessato molto. Per esempio, vabbè, citando quello che dice nel romanzo, no, c'è questo Lisbeth che si collega al sito di un tizio in cui questo tizio ha messo delle fotografie della sua città, che è una città che non esiste, però ci sono foto della chiesa, delle vie principali, eccetera. E lei, aprendo una di queste foto e cliccando sul campanile in alto, su un punto preciso, apre una pagina di accesso in cui lei immette una password, ma il sistema gli dice che la password è sbagliata, c'è scritto error. Se lei cliccasse sulla scritta error, try again, cioè prova ancora, la pagina si chiuderebbe e lei verrebbe buttata fuori da questa pagina. Però cliccando sulla O di error, lei accede a un'altra pagina dove deve mettere un'altra password e entra in questa comunità segreta di hacker, ed è una cosa che per me è fantastica. Cioè, che cosa mangiano gli svedesi? Come si vestono gli svedesi? In che case vivono gli svedesi? Cioè, che idea ti sei fatto tu di questa Svezia di Stieg Larsson? Ma devo dire, sulle case non c'è molto da dire, ma nel senso, non ci sono descrizioni che come dire, si diversificano così tanto dalle nostre case. Sull'alimentazione avrei qualcosina da dire. Cioè, per i primi, come dire, 4-5 capitoli di questo terzo romanzo, Michael Blomqvist e altri personaggi non hanno fatto altro che bere caffè e mangiare tramezzini. Dentro casa, nei locali, sul treno, ovunque loro, dice, mangiarono, presero qualcosa, ordinarono caffè e tramezzini.
Tornò a casa stanco, si preparò caffè e tramezzini, cioè sono pieni di tramezzini ovunque, gli svedesi. E poi un'altra cosa, che come da noi potrebbero, si potrebbe dire, ah, ordinò del caviale, del... lui ordinò delle more artiche, che io non ho mai sentito nominare nella mia vita, e non vedo l'ora di andare in Svezia soltanto per mangiarmi queste more artiche. E poi sul fatto dei vestiti, ma sì, danno delle descrizioni, ma insomma mi sembrano abbastanza casual, insomma parlano di jeans, camicia bianca, giacca di pelle, insomma. Che di quello non c'è, ma il cibo è la cosa proprio che mi ha di più sconvolto. Come avrebbe dovuto, potuto finire tra Mikael Blomkvist e Lisbeth Salander? Questo è stato molto bravo Larson, perché non riesco a immaginarmi come possa andare a finire tra loro. Però quella cosa lì è sempre in sospeso. Soprattutto quando, non quando c'è Mikael, cioè quando si sta leggendo un capitolo su Mikael, ma quando c'è Lisbeth. Ogni volta che lei lo nomina, e ovviamente dentro di sé lo nomina come Kalle dannato Blomkvist, Kalle dannatissimo Blomkvist, però c'è sempre sotto... il modo in cui si sono lasciati l'ultima volta, che risale addirittura alla fine del primo romanzo, ed è stato molto bravo a seminare questa cosa e a lasciarla poi lì, perché non ne parla più. Eleganza di Santa... Mi sono messo elegante oggi, perché l'altra volta, insomma, l'altro video ero in maglietta bianca, non ero stato avvisato di questo, quindi oggi mi sono messo elegante. Dulcis in fondo? Sì. Grande. Bisogna essere eleganti. Grazie mille. Non voglio finire, non posso. 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 Oddio, oddio! Bravo Claudio. Ce l'abbiamo fatta. Sei stato un grande. Ce l'abbiamo fatta. È come finire un film. Sì. E poi pulite voi! No! No, tutti quelli. Sì, no. Sì, li raccolgo io poi. Non c'è molto spazio. Aiuto! Tacchi, si cancella tutto!